Credo invece che il centrodestra oggi debba fare una grande riflessione se vuole costruire un'alternativa politica seria. Io sono convinta che la proposta che è nata al nostro interno, sia da Fitto che da Salvini, ossia quella di cominciare a ragionare anche in una prospettiva di primarie, sia la strada giusta per ricostruire innanzitutto un rapporto col territorio, ma anche per definire quelle che poi sono le leadership, perché le leadership nascono dal basso, è difficilissimo, cioè di Berlusconi in Italia ce ne sono pochi, insomma, che scendono in campo. L'altro fatto però che mi interessa sottolineare è che il centrodestra ha perso dove ha imbarcato tutti. Cioè il modello Milano, secondo me, è il modello perdente, perché non ci si mette dentro tutti pur di vincere. Il Movimento 5 Stelle, da questo punto di vista, è molto bravo, perché loro vanno dritti come un treno, sono loro, non fanno accordi con nessuno. Ma non le fa specie il fatto che voi li votate in tutti i ballottaggi, sostanzialmente, 5 Stelle, e loro non vi ricambiano il favore? Cioè questa, questa asimmetria, no, anche nel rapporto politico. Permesso che i cittadini sono liberi di votare chi vogliono, ed è difficile. Però insomma, Salvini ha detto chiaramente, votiamo 5 Stelle. Io sicuramente non ho votato Partito Democratico a Roma, lo dico con ha votato la Raggi? Mi dia la notizia, ha votato la Raggi? Io non ho votato il PD, dopodiché... Ce n'erano due. Ma la faccia erano in due, a meno che mi dice che non ha votato. Le ipotesi nelle urne bianca, non ha votato. Possono essere tante. Okay. Non le nascondo che votare un sindaco donna mi ha intrigato anche da questo punto di vista, perché è un'esperienza a Roma che non c'è mai stata. Dopodiché vedremo se è capace o meno. Io sarebbe entusiasmata di più a votare la Meloni, a occhio lei. Però, che deve fare? Decisamente, voglio dire. Decisamente. Ecco, a Roma abbiamo perso una grande occasione, tornando a quello che dicevo prima. Cioè, a Roma... si è deciso a tavolino, Forza Italia ha deciso a tavolino ed altri, che a Milano magari erano tutti insieme, di non far vincere la Meloni per beghe interne e personalismi interni, che trovo sinceramente essere stata una decisione folle. A Roma poteva esserci tranquillamente un ballottaggio Raggi-Meloni.